Tutti siamo abituati a vivere in appartamenti abbastanza grandi e spaziosi, in cui non manchi nessuna delle nostre care comodità. Ma come sarebbe vivere in un appartamento di 8 metri quadrati, oppure una casetta realizzata da un furgoncino? Sarebbe molto strano, lo so, ma a quanto pare nel mondo ci sono persone che l'hanno fatto, e il risultato finale ha lasciato senza parole tutti quanti. Emma è una ragazza australiana che fin da piccola sognava di vivere in Giappone. Non appena ha avuto la possibilità, ha visitato il paese e ha capito subito di volersi trasferire a Tokyo. La giovane ha un canale YouTube con cui si guadagna da vivere, ma i suoi introiti non sono sufficienti a vivere in un grande appartamento nel centro di Tokyo. Così ha cercato l'appartamento più economico in assoluto, nel centro della metropoli, e ne ha trovato uno di appena 8 metri quadrati. In questo modo spende $600, dove la media degli affitti è superiore ai $2000 al mese. Anche se il suo appartamento è minuscolo, è riuscita comunque a renderlo piacevole. Qui c'è un bagno, una doccia, una cucina, un tavolo per lavorare e un letto dove dormire. Se allarga le braccia, ovviamente riesce a toccare entrambe le pareti, ma volendo riesce anche a fare yoga e riesce perfino a ballare. Sarà capitato a tutti di vivere una brutta giornata o un pessimo periodo, in cui si vorrebbe lasciare tutto e scappare via. Per alcuni è un pensiero passeggero, uno sfogo del momento, ma per Jen e Guillaume era il sogno di una vita. Così un giorno la giovane coppia americana ha deciso di abbandonare il proprio lavoro a Los Angeles e anche la propria casa per andarsene via. Dopo un anno di lavori e $30,000 spesi, hanno realizzato il proprio nido d'amore. Questo mini appartamento su ruote misura appena 12 metri quadrati, ma nel loro nido non manca davvero nulla. L'hanno costruito in legno e qui c'è abbastanza spazio per cucinare, lavorare e dormire comodamente su un letto. C'è perfino una mini stanza per gli ospiti, pensate un po'. Joe si occupa del videomaking, mentre Christine è una fotografa. Loro due si considerano una coppia canadese fuori di testa, e da un certo punto di vista gli posso anche dare ragione. Questi due avventurieri nell'arco di 30 giorni sono riusciti a trasformare un furgone in un'incredibile casa su ruote. Vi ricordo che sono partiti totalmente da zero. Nel giugno del 2016 hanno venduto la loro casa, si sono licenziati dal lavoro e hanno lasciato Canada per andare in Australia e farsi un viaggio indimenticabile. Ora capite perché sono fuori di testa. Con questa nuova vita sul furgoncino hanno aperto anche un canale YouTube, che ovviamente vi lascerò in descrizione, e in cui condividono la loro emozionante esperienza. Cavolo, però, adesso a pensarci, se avessi avuto i soldi mi sarei costruito perfino io una casetta così. Nella top di oggi tutte le case che abbiamo visto avevano degli angoli, mentre questa non ne ha nessuno. Un progetto tanto affascinante quanto particolare è proprio la casa del designer Christoph Kaiser. Per sé e sua moglie ha deciso di trasformare un vecchio silo, prima abbandonato e decadente, in un'abitazione confortevole come tutte le case dovrebbero essere. Quindi dove una volta c'era il grano, ora si trovano gli arredi di un appartamento su due livelli, che comprende al piano terra un soggiorno con cucina a vista ed un bagno, mentre al piano superiore possiamo trovare la camera da letto, raggiungibile tramite una scala chiocciola. Poi, giusto per non farsi mancare nulla, la casa si era circondata da un bellissimo giardino molto curato.